ragazzacci, io sono Micio 35 e siamo qui su Carmi Calix Simulator 2015. Nuovo gioco, nuovi episodi che usciranno, ovviamente sono il meccanico più bravo del mondo. Quindi io ho solo messo il nome, non ho fatto neanche un niente di niente. Facciamo un nuovo, vediamo un po' dove ci porta. Ho solo disattivato la musica in gioco, boh. A me non tanto mi interessa la musica, è un gioco dove comunque devo fare tutto io, devo fare. Cioè devo smontare, rimontare, cioè non è che il meccanico c'ha la musica. È comunque il caricamento più lungo del mondo. Dopo il caricamento ci dice: benvenuto a Car Mechanic Simulator 2015. Ah, buongiorno. In questo ti insegneremo come evadere. Ok, ci sto. Apri inventario. Ah no, aspetta. Primo cliente. Senti il telefono che squilla? No, non lo sento. È un nuovo cliente. Vai alla scrivania e alzi il telefono. Ma, scusi, manca la scrivania, manca. Mi scusi, dov'è? Sarà sopra. Manca la scrivania, ecco la scrivania. Non si può. Ecco il telefono. Tutto interattivo qua. Abbiamo il telefono anche portatile. In questo menu puoi consultare tutti gli ordini in attesa. Alcuni sono bloccati perché ti servono più XP per accettarli. Sto prendendo il cellulare per sapere che ore sono. Ti piacciono, non ti piacciono? Chiamo ok. Royal bianco. Vabbè. Elenco pezzi fornito. Ma questo è un appunto. Vabbè, accetto il lavoro. Boh, mi danno un appunto. Vediamo che cazzo c'ha. Vediamo un po', c'ha problemi al motore questa macchina. Vediamo un po' com'è, dovrebbe essere diverso. Appunto. Mi sembra appunto, è una Dacia. Boh, non saprei. Allora, modalità normale, modalità montaggio carrozzeria. No, cambia carrozzeria, non mi interessa. Ah sì, così me la nasconde, bello. Cambia modalità condizioni. Ah, così mi dice anche se sono rovinato o meno. Sposta veicolo, apri inventario, apri ordine di riparazione. Ordine di riparazione, fermi. Diventa tutto un po' offuscato quando dobbiamo fare qualcosa. Qui puoi vedere i dettagli dell'ordine. Se il lavoro non ti piace. No, non è che non mi piace. Cioè, non è che il meccanico vai e dici: non mi piace questo lavoro, non te lo faccio. Cioè, è una cosa incredibile. Vabbè. 68%. Rullo folle A, testata motore R4. Va bene. Come si fa a uscire? Telefono suona. No, aspetta, telefono, qua devo prima risolvere questo. Allora, lavoro in attesa 1. Ok, quindi abbiamo del lavoro in attesa. Apriamo qui. No, peraltro, come ho fatto a H? Ah, ok, così me la nasconde e me la dà. Bene. Invece così H. E con la M sposta veicolo, apri inventario, condizioni. Ah, eccolo dov'è. Allora, motore, smontiamo. Oh, smontaggio pezzi. Puoi smontare, accessibile. Sì, vabbè, tanto ci ho già giocato. 1, 2, modalità esame. Diagnosi pezzi. In questa modalità puoi controllare se il pezzo è rotto o meno. Per fare questo puoi anche usare gli attrezzi che hai acquistato. Non ce li ho. Devono essere verificati in questo modo. Per molti servirà uno scanner OBD, che noi forse non abbiamo. Oppure dovrai effettuare un percorso di prova o il test di diagnostica. Sotto il nome di ciascun prezzo troverai informazioni su come esaminarlo. Ah, esaminabile con smontaggio veicolo. Come faccio? Devo prima togliere questa. Per togliere questa devo prima togliere queste cose qua. Aspetta però, mi fai capire? Non mi ricordo più come si faceva. Con la M? No. Con l'H? No, non si può fare. Ah, quando devo smontare per forza così sono. Vabbè, ma toglimi tutto qua. Come si fa a togliere sta cosa? Ma poi come si fa a girare? Esamina stato. Osserva parte. Modalità esame. Ah, modalità montaggio, ok. Vediamo se è vero che con la M l'H non posso usare. Allora, smontiamo qua. Per togliere questo devo togliere prima questi cosini. Ma come si fa a togliere? Non me la fa togliere. Devo forse togliere questo? Non riesco a smontarlo. Osserva parte. Modalità smontaggio. È giusto. Montaggio pezzi. Non mi interessa montarli. Non riesco a smontarli. Una cosa incredibile. Allora, togliamo questo. Come si fa a togliere? Non me lo dice. Cioè, per togliere questo, come devo rifare? E questo che è quello rotto. State zitti con sto telefono, mi state facendo diventare pazzo. Devo togliere forse prima di qua? Devo togliere questo? Modalità smontaggio, ok, smontalo. Ah, così. Ok, ho capito come si fa a smontare, finalmente. Oh, due coglioni, si fa col tasto destro. È cambiato, oh, è cambiato. Tira via anche questo, poi come si fa a smontare? Ah, per smontare devo svitare col sinistro. Per smontare invece col destro. Vabbè, non è tanto semplicissimo però, Non è stato immediato capirlo. Cioè, ho fatto poi fatica. Vabbè che c'era scritto, però.
Voi sapete che io non è che leggo tantissimo. Smontamelo. No, me lo fa smontare perché devo togliere. Questi qua. La miseria. Quante cazzo di cose devo togliere? Ah, signori. Smonta il pezzo. Smonta anche questo. Guarda quante vite. Bulloncini, anzi. Qua ricominceremo a fare delle cazzate. Però mi sembra che le parti siano meglio fatte. Cioè, mi sembra più... più completo. Più realistico, se vogliamo proprio dirlo. Tiriamo qua il condotto di distribuzione del carburante. Lo smontiamo così, sbaglio sempre, sbaglierò sempre a smontarli. No, devo prima smontare questo. Quindi smonta questo, fammi vedere, perché non me lo fai smontare? Ma si può girare la visuale in qualche modo? Scusa, vabbè. Perché non me lo fai smontare? Devo togliere questo. No, togliamo la cinghia. Togliamo questa cinghia. Togliamo questo, togliamo questo. Allora, per togliere questo devo togliere questo. Ok, che casino. È bello perché comunque ti aiuta. Qua la cinghia si dovrebbe allargare. Poi smontiamo tutto. Qua è un casino, veramente. Cambiare e riparare sto motore. Poi è tutto sporco. La ruota folle A, se non sbaglio, era da cambiare, ok? Questo poi me la fai cambiare. Devo prima togliere questo. No, prima togliamo questo, allora. Smontamelo. Due bulloncini. Perché prima me lo fai, come per esempio, evidenziare. Proprio per dire, come se tu dici, vabbè, voglio togliere questo, sono abbastanza sicuro. Poi me lo fa smontare. Se ci sono bulloncini, se no lo togli direttamente. Madonna mia, che casino. Togliamo tutto. Pignone a camme. È bello perché comunque... Che cos'è che mi blocca? Questo, ok. È bello perché i nomi sono abbastanza realistici i nomi, eh. Forse ce la facciamo adesso. No. Perché devo togliere questo. Per togliere questo, devo togliere questo. No, togliamo il condotto di scarico. Due solo bulloncini. Vabbè, su... Non so che macchina è questa. Ah, ok, questo è il condotto di scarico. Guarda quanti bulloncini. Mi sembrava strano, dico. Condotto di scarico con due bulloncini. Questo qui alla prima vibrazione lo perdi. Poi smontiamo tutto. Mi sembra più bello, eh. Devo essere onesto, ma mi sembra più curato. Più curato soprattutto per la parte meccanica. La grafica non sono proprio... E che minchia è, però? Candela. Candela anche qui. Madonna mia, oh. Questo qui come cazzo ha fatto a bruciare il motore, poi? Vorrei proprio capirlo. Posso aprire l'ordine? Non mi dici come ha fatto a romperlo, no? Una volta me lo diceva come aveva fatto a romperlo, ma non so più uscire, ok. Ah, ok, questi sono i prigionieri. Tiriamoli via, sono bulloni proprio lunghi un chilometro. Più del mio pene, a volte. Ed è già un bel risultato. Ok, penso di aver smontato tutto. Mo, esci di qua, come si fa a uscire? Ok. Andiamo a vedere se c'è di nuovo il coso per sistemarli. Qua cos'è? No, non mi interessa. Qui mi sembra che si poteva riparare qualcosa. Riparazione pezzi. Questo ti mostra i pezzi che possono essere riparati. Ok. Posso riparare un bel niente. Invece qua che mi fa fare? Niente. Qua niente. Cioè, c'è un sacco di scaffalature, non so cosa farmene. Perfetto, perfetto. Qui cosa c'è? Non c'è il bagno, ci sarà. Allora devo comprarli se non posso ripararli. Sarà il computer che si compra? Usa. Allora, pezzi per carrozzeria, negozi, motore, sì. Allora, qua c'è un cerca. Fammi vedere, aspetta un attimo. Apri inventario, devo riparare. Come si chiamavano? Testata motore e rullo folle. Ok, scriviamo testata. Ma posso scrivere qui dentro? Sì. Testata. Via. Ok. Grandissimo. Testata motore. No copertura. A me serve la testata proprio. R4. Questa è. Sì. Vuoi acquistare? Sì. Applica, applica. Prestito, no, prestito no. E poi cosa ho detto più? Ruota folle. Ruota folle. Vediamo se me la trova. No. Ruota soltanto allora. Non si chiama ruota. Come cazzo? Qui c'ho anche Bluetooth attivo. Scusi, con Bluetooth qua mi entrano dentro. Allora, aspetta un attimo. Apri inventario. Come si chiama questa? Rullo folle. Rullo, no ruota. Cos'è qua? Ma perché ho queste cose aperte che non riesco più a fare niente? Qua lo posso anche spegnere. Ah no, non si spegne però. Allora, rullo una canna. Rullo folle A. Sì, 20 euro, figurati, 20 dollari, 20 sterline, qua che cazzo ne so. Ritorniamo qui dentro poi. Riapplichiamo tutto, quindi devo andare in fase di montaggio. Ok. Sì, come si fa a montare? Monta il pezzo. Sì, monta di quello nuovo, ovviamente. Che cazzo, l'abbiamo comprato apposta. Che fai? Lo lasci là, lo lasci. Ok, te lo metto al 100%, te lo metto. Tanto per dire, quando uno è bravo, è bravo. Modalità esame, invece che mi dice? Ah, mi dice che questo è verde. Ok, perfetto. Poi, monta anche questo. Come si fa a montare? Ah, devo tenere premuto. È una cosa che non è semplicissima, eh. Non mi viene proprio naturale al momento.
Sì, molto di tutto, molto di... Qua mo ce la dobbiamo togliere la signora. Signora! Questa qui è la signora che l'ha rotta, ovviamente. Questo l'abbiamo messo. Questi bulloncini qua. Non so, ma non c'è una pistola automatica tipo a pressione. Quella lì che è bellissima, fa il rumore da Formula 1. Mi piace tantissimo quella pistola. Allora, qui l'ho montato. Devo essere onesto, è più bello. È più bello. Monta il pezzo. Sì, ovviamente monta di quello. Che cazzo gli vuoi montare? Solo la candela gli puoi mettere là. A meno che non gli vuoi mettere una chiave inglese, così tanto per sfregio. Uno, poi che sono questi? Bobina di accensione. Mi suona strano, però se lo dice lui. Poi mettiamo questo qui. La cinghia, sì, di trascinamento. Poi mettiamo anche questa. Che cos'è? Copertura della scatola. Sì, te l'avvito subito, te l'avvito. Bello, 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 mi sta piacendo. Mi sta piacendo, mi sta prendendo. Quando i giochi mi prendono è un problema, perché poi li gioco tanto e poi mi esaurisco. Ok, pompa dell'acqua. La pompa dell'acqua ce n'ha due, ne ha. Vai a capire ben perché. Poi montiamo anche la ruota folle. Sì, quella nuova ovviamente. Penso che abbiamo finito, signora. Gliela rimonto subito la macchina. Quando lui è bravo, Tendi cinghia, sì, te lo avvito. Tac, c'è altro? Sì, questa qui, mettila. Basta, basta, c'è qualcos'altro? Ah, devo mettergli questo, me l'ero scordato. Condotto di scarico, 18 bulloncini. 18.000 bulloncini, guarda. Magari, non so, per questa puntata li vediamo, poi se ci sono tanti bulloncini me li svito, cioè, in silenzio, senza che vi dico che sto avvitando un bulloncino, è ovvio che me lo devo avvitare il bulloncino. Bulloncino messo, poi mettiamo anche questo, sì, poi avvita qui, avvita lì, tac, abbiamo finito? Penso di sì, C'è altro da montare? No, non c'è più niente altro da montare. Mi scusi, allora ho finito modalità apri ordine. Come si fa ad aprire l'ordine? Con la O. Ah, io l'ho montato! Finisce qua questo lavoro, fantastico! Termina lavoro! Ah, non è così, valvola farfalla! Chiudi, scusi. Dov'è la valvola farfalla qui che mi manca? Ah, dall'altra parte. Ok. Ma come si fa a girare qua che ogni volta mi fa diventare matto? Ok. Me l'ero scordato. Mi scusi, problema mio. È più giorni che monto auto. Valvola farfalla. Questa qui poi non partiva. Dicevo, non parte. Dicevo, è un problema del motore. Gli fottevo un altro 50.000 euro. Vaffanculo, va. Sono un meccanico disonesto. Decido di essere un meccanico disonesto. Ok. Abbiamo finito, no? La valvola farfalla. Come si fa a montare? Sì, poi abbiamo finito. Inventario, apri inventario, non c'è più niente. Ok, o forse c'era qualcosa, no, non c'è niente. Allora abbiamo finito. Apri, oh, termina lavoro. Grandissimi. Allora io direi fare così, facciamo puntate più veloci e più spesso, un solo ordine, ce lo facciamo e ci salutiamo. Così sono puntate più piccoline, più facile anche guardarle per voi. Ovviamente farò anche dettagli, vediamo un po', tipo quando devo avvitare tutte le cose, quelle cose lì, cioè le taglio, tanto avvita vita, non è che ci vuole una vita. Ho detto troppe volte vita? Può darsi, può darsi. Ricordatevi di mettere un like, anche perché se non lo mettete oggi, domani vi siete tutti presto, potreste pentirvi di non aver messo quel like. Cazzo, se ero ancora in vita mettevo il like, invece se siete sottoci presto, niente like. E noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao!